Ciao amici di Addicted to Games, io sono Michele e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo a Fortify, un nuovo gioco rilasciato su Steam da poche ore a 15 euro. Si tratta di uno strategico tower defense ambientato negli anni 50, nel quale dovremo difendere la nostra base da un attacco alieno marziano. Un gioco molto simpatico, ve lo faccio vedere subito. Possiamo giocare sia da soli oppure in cooperativa, che è una cosa divertentissima, con i nostri amici oppure matchmaking online. Noi facciamo una partita da soli, così vediamo come funziona. Abbiamo quattro personaggi tra i quali scegliere, che sono un po' le classi. Abbiamo il soldato, questo qui basato sugli armamenti un po' più potenti ma meno veloci, l'agente, lo spaceman. Noi mettiamo il capitano, che è quello più facile da usare all'inizio. Ogni personaggio sale di livello indipendentemente dagli altri. Al momento il mio capitano è livello 2. Salendo di livello, con ogni personaggio sblocchiamo nuove armi, nuovi oggetti da poter piazzare nelle nostre partite, come in ogni tower defense. Vi faccio vedere ad esempio con quest'altro personaggio, che è livello 1. Abbiamo altre cose sbloccate. Cambiamo di nuovo, rimettiamo il capitano. Abbiamo due modalità di gioco, ovvero invasione e campagna. La campagna è composta da 12 livelli di difficoltà sempre crescente. In basso a destra vedete la minimappa. Noi proviamo una modalità invasione, difficoltà normale. Proviamoci. Ok. Io non amo troppo questi giochi, ma questo è veramente veramente ben fatto. Non è un accesso anticipato, se ve lo state chiedendo. Certo, in alcuni aspetti è un po' grezzo e può essere migliorato. È comunque un gioco indie. E mi piace, mi piace. Gli indie mi piace quando sono originali, quando hanno belle idee. Allora, da lì arrivano i nemici. Il gioco è sviluppato con Unreal Engine 4. Questa è la nostra base, il nostro razzo da difendere. Con F scegliamo le nostre armi, mettiamo il fucile a pompa e questo, perché abbiamo solo quelle. Questi sono i nemici che arriveranno, i soldati che possiamo portare in battaglia, ovvero i potenziamenti. Vi faccio vedere come funzionano, ma se avete giocato un tower defense lo saprete benissimo. In basso a destra abbiamo i nostri potenziamenti piazzabili sullo scenario ad un certo costo. Dollari, che noi vediamo in basso a destra. Proviamo a mettere questi. Mettiamoli qua. Anche tu. E poi mettiamo anche questo qua un po' più dietro. Allora, no, l'ho venduto. Ok, possiamo anche vendere quello che piazziamo. Una volta fatto questo, riprendiamo l'arma. Possiamo dare ai nostri soldati degli ordini, come ad esempio andate alla base a difenderla, seguitemi, andate in quel punto, oppure tornate alle vostre posizioni. Bene, iniziamo! A destra vediamo i dettagli sui nemici, ci sono alcuni giganti, sono veloci. Le armi hanno due modalità di fuoco, primaria e secondaria. Arrivano. Attenzione. Passato? No. Muori. Arrivano i giganti. Aiuto. Aiuto. Sono forti. Sono andata da parte, dai. Prendiamo. Muori. Perfetto. In alto a sinistra, sotto le armi, vedete che abbiamo pronta la nostra abilità speciale, che ci permette di far cadere una pioggia di missili. Ok, direi di usarla. Dai, morite. Aiuto.
Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, mettiamo qualche altra unità. Questi altri qui che lanciano i missili. Ok, siamo pronti all'ultima ondata. Go, go, go! Prepariamoci. Oddio, questi. Ma cosa cavolo? Lanciare i missili? Davvero? Sono forti questi. Tutti indietro, difendiamo la base. Cavolo, cavolo. Questi picchiano, picchiano veramente forte. Ma no, no, non ce l'abbiamo fatta. Hanno distrutto la nostra base, abbiamo perso purtroppo. Cavolo. È un gioco che da soli è abbastanza difficile. È dal meglio giocato con degli amici. Vi faccio vedere anche magari un altro personaggio con le abilità che cambiano. Ok, iniziamo. 3, 2, 1, via. Allora, quest'altro dovrebbe piazzare delle torrette, vediamo. Mettiamo prima le armi. Questa qui. Ok. Mettiamo qua. Let's hope this works. Vediamo come funziona. Abbiamo questo lanciagranate. Figata. Dei mortai. Però sparano solo a una certa distanza. Però sono fighi. Altra arma. Vediamo cos'è. Questa pistola. Perfetto. Is it over? Bene amici, questo era Fortified. Voi cosa ne pensate? Vi piace? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento e condividetelo. Passate anche da Facebook, link qui sotto in descrizione. Bene amici, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi.